Che cosa erano questi oggetti? Beh, la natura di questi oggetti viene più chiara andando avanti con questo tipo di osservazioni. Questa è la nebulosa della Campo, questo è il segnale radio che si osserva pulsato dalla nebulosa della Campo, e questo è il rumore, vediamo se riesco a farlo sentire. Questo è il segnale radio della nebulosa della Granchio. Quello che aveva sentito adesso mi deve aver dato il segnale. Diciamo, la natura però di questi oggetti viene più chiara grazie a delle antiche osservazioni fatte da un astronomo cinese. Qua è la scrittura originale, il report originale dell'osservazione, però tradotta perché non sei cinese. Nel primo anno del periodo Chi-Ho, la quinta luna, il giorno Chi-Chow, che era il 4 luglio 1954, quello che è scritto qua, l'astronomo imperiale Yang Weite ha osservato l'apparizione di una stella illuminata, una stella nuova nel cielo. In realtà quello che lui aveva visto era una stella che esplodeva e l'esplosione era avvenuta 5.000 anni prima. Probabilmente questa stella è una supernova, in realtà che abbiamo chiamato supernova 1954 proprio perché veniva osservata il 4 luglio 1954. Fu osservata anche da Indiana Mazzazzati nel deserto Arizona, in cui vedete le stelle, vedete una mano, una luna, racconti storici. E la cosa interessante è che se uno poi va a vedere che cosa c'era, dove questo astronomo cinese aveva osservato questa nuova stella, trova che c'è la nebulosa di Granchio, una stella che è soffiata. Questo è quello che resta della stella esplosa, e qua al centro c'è la famosa puzza di Granchio, che in realtà pensiamo essere una stella di neutroni. Cioè, quello che succede è che l'oggetto che è rimasto alla fine della vita della stella del nucleo è appunto una stella di neutroni, la quale, per dei motivi fisici che non sto a illustrare in dettaglio, emette dei raggi di luce in direzione diversa dall'asse attorno alla quale ruota e funziona come un faro. Ogni volta che gira, il faro arriva verso la Terra, avete scappato, ogni volta che il faro arriva verso la Terra non si vede più. E questa rotazione è estremamente veloce. Nel 1968, Gould e Hoyle identificarono correttamente questi oggetti come stelle di neutroni rotanti con forti campi magnetici. Quindi, le stelle di neutroni erano state osservate. E veniamo ai primieri, finalmente. Questa è la nebulosa del Granchio, quella di prima, nell'ottico, ve la vedete, questa è accelerata, eccola qua che appare e scompare. Qui è proprio l'effetto faro. Ogni volta che il raggio prodotto dalla stella entra in direzione della Terra, ecco qua che si vede un lato di luce. I buchi neri invece si cominciano a osservare quando furono lanciati i satelliti X, i satelliti e le varie parti di osservazione che parlerò in seguito. Essenzialmente si osservò che con questi satelliti, da qualche regione del cielo, la sorgente viene chiamata Cigno 61, la costellazione del Cigno, veniva un segnale nella banda X estremamente variabile. Questa era appunto la rivelazione del satellite. E quando si andò a vedere nella banda ottica che cosa c'era della zona da cui proveniva il segnale X, si osservò che c'era questa stella. Questa è la stella di campo che non c'era, cioè una stella singola, una stella normale. Dopodiché si andò a studiare meglio questa stella e si scoprì che in realtà la stella non era singola, ma come singolo era un sistema binario. E noi siamo fortunati perché quando si ha a che fare con sistemi binari, con particolari osservazioni, si riesce a calcolare la massa degli oggetti delle due stelle che formano il sistema binario. Facendo questo, ecco qua, Cigno 61, quello che si scoprì è che mentre la stella normale, quella che si osservava prima nell'ottico, ha una massa di 20 masse solari, il suo compagno nascosto e invisibile, da cui probabilmente proveniva la direzione X, ha una massa di 9 masse solari. Secondo la teoria, questo non può essere che un buco nero. Questa è la prima osservazione di un buco nero. Come vedete da questo disegno, poi ne parlo più avanti, il buco di per sé è nero, ma quello che succede è che produce luce, produce radiazione grazie all'interazione che il suo campo gravitazionale ha con la materia circostante. In particolare in questo caso il buco nero non fa altro che strappare gli strati esterni della stella normale e man mano che questo gas accresce, come si dice sul buco nero, si scappa e produce radiazione. Questo è Stephen Hawking, che abbiamo già visto prima, e questa è la famosa scommessa che lui aveva fatto con l'astronomo Kip Thorne, in cui, se non sbaglio, aveva scommesso sì, un abbonamento a Penthouse, se o meno esisteva il buco nero in Cigno 61, e questo sono io un po' più giovane che sto discutendo appunto di buchi neri con Stephen. Vediamo un po', vi dicevo prima che
Il motivo per cui i buchi neri si manifestano è che interagiscono con il gas che li circonda. E qua c'è un filmato, vediamo. Devo dire sì, sì, vai tranquillo, non ci sono virus. Spero. Ecco qua. Il testo è in inglese, lo traduco velocemente, ma non male che scompare. Questa è la stella normale, per esempio, che si chiama la stella normale, che produce tanto della La voce del narratore è molto meglio della mia. Ed ecco qua il buco nero, il quale cattura gli strati esterni della stella normale. Questo è il volume del micro. Si è scaricato. Vediamo se funziona. Ok, allora, beh, diciamo, questa è la rappresentazione di quello che succede. Essenzialmente, appunto, come dicevo, il buco nero cattura i gas, gli strati esterni della stella normale, il gas si scalda notevolmente e, ecco qua il flusso di gas, eccolo qua, si mette in orbita attorno al buco nero ed emette la radiazione X. E la cosa interessante è che molto spesso si osserva anche la formazione di getti che provengono dal centro di questo disco di accrescimento. Beh, fermo il video perché tanto poi è più o meno uguale. Ecco, allora, per capire però appieno cosa sono i buchi neri e come li osserviamo, bisogna rendersi conto che l'esplorazione del cielo col passare degli anni, diciamo da Galileo a oggi, non avviene più soltanto nella banda ottica, ma avviene in varie bande spettrali con varie strumentazioni di cui vi parlo ora. Essenzialmente, in questo disegno, vuole rappresentare il fatto che da Terra la radiazione visibile, quella del nostro Sole, eccola qua, attraversa l'atmosfera e appunto si osserva nella banda ottica, o abbiamo anche la banda radio. Tutte le altre bande, ad esempio la banda X, la gamma gamma, eccetera, eccetera, per fortuna non si possono osservare da Terra, se no le radiazioni ci distruggerebbero la vita sulla Terra, quindi è necessario mandare dei satelliti nello spazio appunto per osservare il cielo in bande diverse da quella ottica o da quella radio. E ogni volta che abbiamo mandato un satellite nello spazio abbiamo scoperto delle cose che non ci aspettavamo, dei fenomeni nuovi, in particolare appunto evidenza dei buchi neri. Vi parlavo appunto dei nuovi strumenti di osservazione. Dal telescopio di Galileo di 400 anni fa siamo passati al Very Large Telescope, sono una batteria di 4 telescopi che si trova in Cile, ognuno dei quali ha un diametro di 8 metri e possono lavorare anche tutti in contemporanea. Hanno dei bellissimi nomi, Anto, Quien, Melipal e Yepun, che sono degli dei delle Ande. Poi si fanno anche le osservazioni della banda radio. Questo è il primo radiotelescopio costruito da Karjansky nel 1930, e questo è uno dei più grossi radiotelescopi al mondo, è il Very Large Array, il quale è costituito, si trova nel Nuovo Messico, è costituito da 27 antenne, che sono mobili, si possono allontanare l'una dall'altra, ognuna dei quali ha un diametro di 26 metri e formano, diciamo, dei bracci sono lunghi 21 km. Poi vedremo che cosa si vede quando si va a osservare il cielo con i radiotelescopi. E infine, appunto, dicevo, le altre osservazioni sono state effettuate nella banda X. Siamo passati dai raggi X di Röntgen, appunto il primo satellite X è stato lanciato nel 1970 e si chiamava Uhuru, che vuol dire libertà in Swahili. Attualmente uno dei telescopi X più importanti è Chandra, che prende il nome dell'astrofisico indiano Chandrasekhar, che aveva studiato in dettaglio le ultime fasi di vita delle stelle.